Torneo CNB Members, primo turno, gioco con Massimiliano Calusio. Ok, si inizia. Ok, partiamo. Casa 2. Non mi sembra la migliore. Questo è un buon rientro. Direi che fa casa 1 e va sul 15 o 13 8. Quattro e uno colpiamo. Doppio 2. Qui deve scegliere tra fare casa 4 o colpire sul 20, colpire sul 20. Brutto. Questo potrebbe essere un double. Direi che è un take. 4, 6, 8, 10 pedine zona d'attacco, una pedina sul bar. Però no, vabbè, direi che ancora devo accettare. Qui devo sperare di tirare un 3. Niente, danzo anche con una pedina. Colpisce, fa casa. Brutta la storia. No! Casa in testa. Qui adesso rischio il gammon. Scenderei sul 10. Rientro, ma nella casa più esposta, colpisce. Devo sperare di tirare un 4. Niente. Il gammon è sempre più vicino. Però doppio 2, ottimo. Adesso non è facile comunque per lui. Sì, probabilmente uscirei dal 20. Potrei colpire, ma la vedo troppo rischiosa. Doppio 5, accidenti. Qui devo cercare di fare
casa al più presto, con un occhio alla possibilità di evitare il Gammon. Sua posizione si sta irrigidendo. Blocchiamo questa. È possibile che si scopra. Doppio 3, direi che facciamo casa, altro 3-1, doppio 2, 1, 2, 3 e direi 4. Adesso si scopre, devo tirare un 4, niente 4, maledizione. No, 6, 4 e 5 off. Adesso devo andare via per evitare il Gammon. Potrei forse rimanere ancora per un tiro. Devo sperare di tirare dadi un po' alti. Doppio 6, devo scappare, quindi niente gammon, però il game è andato. C'è di positivo che ho pensato a solo 15 secondi. D'altra parte sono stato parecchio sul bar. 2-0 per lui. Sei 2, chiamala aggressiva, non so se sia meglio 14-18, cioè 24-18. Doppio 5. Ma sì, probabilmente devo giocare questa e questa. Mi colpisce sul 20. Doppio 2. Direi che devo colpire. E giocare questa. Ottimo doppio 2 per lui, colpisce e fa casa 4. Devo sperare di ancorarmi sul golden. Ok, mi ancoro. Questo è importante.
Sono un po' in ritardo in corsa, ma non più di tanto. Giocherei questa. Sei due non è un tiro bellissimo per lui. Sei cinque. Posso colpire. Però mi espongo a tantissimi tiri di ritorno. Preferisco giocare questa. Cinque tre fa casa 10, va sull'8. Sono indietro di 16. Giuro, direi che questa. Doppio 4. Accidenti. Vantaggio in corsa è notevole per lui. Sono 28 pip, però deve portare avanti l'ancora dal 16. Qui devo cercare di giocare un 4, 6, 5, vado via con questa perché rischio. Allora, 6 e direi 4. Qui mi serve un 4. Arriva il 4. Scappa subito, accidenti. Questo è stranissimo. Siccome deve uscire. Questo è un double. Secondo me sono troppo in ritardo. Qui devo colpire. Questo invece è un double e direi anche un pass. Due uno per lui. Ho pensato un minuto e mezzo. Mi colpisce. Ricolpisce. Ok, ci ancoriamo. E qui direi che
devo giocare prudente. Sono parecchio in ritardo in corsa, adesso lui si ancora. Sì, direi che non c'è dubbio. Potrebbe anche andare sul 13 per il fatto che è molto in vantaggio in corsa, ma secondo me l'ancora gli serve. Doppio 6, maledizione, però ha comunque una posizione abbastanza rigida. Potrebbe fare casa 9, devo sperare di colpire. Oppure andare sul 4. Penso che preferirei fare casa 9. Questa non mi convince. Non colpisco, accidenti. Ok, questo è probabilmente un double, ma è anche un take. Ha migliorato molto la struttura. Io ancora non colpisco. Questo secondo me è un double. E non sono molto convinto che sia un take. No, potrebbe essere un take invece. Doppio 4, accidenti. Questo tiro scopre. Mi serve un 2 assolutamente, non arriva il 2. Copre la pedina. Giochiamo ancora questa per ostacolare le sue pedine. Questo 3-2 non è un bel tiro. 6-5, qui devo andare via. Andiamo via con tutte e due le pedine. Sì, perché ci sono troppi pick and pass. Ho fatto benissimo. Questo è un ace point game con un buon timing. Direi 6 e 4.
Doppio 6, accidenti, qui sto rischiando il gammon. Devo andare via. Siccome devo aspettare ancora. Maledizione. Qui devo scappare. Doppio 2. Qui rischio fortemente il gammon. Direi che è Gammon. Sei uno per lui. Colpisco. Qui posso ancorarmi o fare casa 10. Secondo me devo fare casa 10 perché ha troppe pedine e quindi probabilmente mi avrebbe colpito. Invece non mi avrebbe colpito, però qui farei casa 1 e giocherei 24-18. Anche queste buone, avanti in corsa. Con tre pedine indietro non giocherei il blitz. Sono parecchio indietro in corsa, ma la mia posizione non mi dispiace. Cinque tre, colpisco. No, mi ricolpisce. Però lascia molti blot. Quindi gioca più prudente. 6-4. Posso fare casa 2. Oppure giocare 17-11-13-9. Mi piace di più. Non mi ricolpisce, ottimo. Adesso sono nettamente in vantaggio in corsa. Lui non ha una bella struttura. Nove pip di vantaggio, però potrebbe essere presto per cubare. 4 e 2. Qui secondo me il cubo ci sta. Sono indietro per 6-1, posizione buona, non ha il timing per il back game. Qui io direi che colpisco. Doppio 6.
No, due. Posso fare casa 4 oppure preferisco questa. Uno, ok. Doppio 2. Direi che possiamo giocare questa e questa. La sua non è una grande struttura da backgammon. Doppio 5, direi questa. Potrei liberare casa 2 o fare casa 1. Direi che facciamo casa 1, anche perché dovrà sgomberare una casa, quindi 5-3, devo giocare questa. Doppio 6, 6-4. Devo sperare di non scoprirmi. Altro 6-4, ottimo. Quattro 1, usciamo con due pedine. Sei e tre. No, 6-3, qui devo colpire. Doppio 6, direi che il game dovrebbe essere mio. Andiamo sul 6-3, sempre un netto vantaggio per lui. Ho pensato 2 minuti e mezzo. Colpisco. Sono in netto vantaggio in corsa, la mia posizione è buona. Giocherei 24-18, sì. Quattro e due, casa in testa. Doppio uno, questa non ci voleva. Devo sperare di uscire subito. Direi questa e questa. Ho 6 pedine sul 13. Doppio 6-1. Potrei scappare. Preferisco
bloccare questa. Si ancora, accidenti. 6 e 5. Sì, direi che giochiamo questa. Non mi colpisce, ottimo. È ancora un po' presto per cubare. 5-1, non riesco a portare in salvo la pedina. Dobbiamo giocare quindi questa e questa. 6-3 mi colpisce, maledizione. Ricolpisco. Però ho una pedina dietro il prime, doppio 5. Adesso è in vantaggio in corsa, questo direi che è un double pass molto netto, potrebbe essere too good. Tre cinque, tre sei, due sei, sei tiri che colpiscono, 3-2 che fa l'ancora, niente, danzo. Questa mi sembra molto meglio, 9-8, non c'è motivo per lasciare un blot, continua a danzare. Devo sperare di tirare un 2. Sarebbe importantissimo. Lui potrebbe colpire. Mi serve il 3. Doppio 3 sarebbe eccezionale. Tiro il 2, ottimo. Allora, questo direi che è un pass. Sono indietro di 26. Sette tre per lui. Doppio 4. Direi questa e questa. Quattro due, non è un gran tiro. Direi che fa casa 3. Troppo rischioso colpire. Doppio 1 sarebbe eccezionale, doppio 4 pure. Tutti i tiri che colpiscono vanno bene. Il 4 è buono. Non mi colpisce, però sì ancora, che è peggio che colpirmi. Sono in leggero vantaggio, cioè non tanto leggero, sono in vantaggio in corsa. Potrei fare 3 e 1.
Doppio 2 non è bello per me. Corsa è all'incirca pari. Direi 2 e 1. Sei 4, mossa safe, portare un'altra pedina sul 3. Questa sì è meglio, sono d'accordo. 4-1. Beh, direi che considerato il fatto che ha due blot in casa, giochiamo questa. 6-2 si scopre. Non colpisco. Sei tre non è un gran tiro. Il 6 è praticamente obbligato. Il 3 lo giochiamo così. Corsa all'incirca pari. Tre uno, buono. Adesso lui è in vantaggio in corsa, 4 più il tiro, ma si scopre di nuovo. Adesso la mia casa è più forte. Mi servirebbe un 2, possibilmente un doppio 2. Arriva il 4. Direi che devo colpire, non ci sono dubbi. Mi ricolpisce, maledizione. Niente, danzo. Colpisce la seconda pedina, devo rientrare subito, niente. Qui è un double e anche un pass. Troppo rischioso. Niente, non ha cubato. Non so se perché l'ha ritenuto too good. Niente, non rientro. Servirebbe un 5, dopo che se tirassi il 5 starei bene. Continuo a danzare. Potrebbe cubare. Secondo me questo è un pass. Troppo rischioso. Pensiamoci però. Il 4 è duplicato.
No, però direi che è un drop. Due pedine sul bar, una casa da 4, sono tante. 8-3 per lui. Ho consumato 4 minuti. Doppio 3. Direi 3 e 1. Doppio 2. Servirebbe un'ancora. Doppio 1. Non è male. Corse all'incirca pari, lui ha una struttura migliore, però ha le pedine separate dal resto. Qui potrei, sicuramente casa 7 è importante, potrei fare casa 3 o portare avanti il runner, uno dei due runner. Secondo me è importante casa 3 perché lui ha possibilità di costruire. Qui il double mi sembra assolutamente prematuro. Allora, qua 6-5 potrei ancorarmi, potrei colpire. Io direi che è importante ancorarmi. Questo dovrebbe essere un double. Soprattutto su questo score. Sì, direi di sì. Doppio 2. Qui io verrei avanti. Porta in salvo la pedina, il blot. Questa mi sembra un po' rischiosa, anche soprattutto tenendo conto del fatto che è in ritardo in corsa. Sono avanti in corsa di 20, che non è male. 5-2. Cinque e quattro. Potrei venire avanti, ma mi espongo a troppi tiri. Io chiamo questa. Sei cinque deve venire avanti dal 10. 20 pip di vantaggio. 3-2 non è un bel tiro. Io gioco questa, sperando che non tiri un 4. Non tira il 4.
Il 5 è buono, il 4 un po' meno. Direi questa. E giocherei questa. Sperare che non tiri un 2. Tira il 2 e copre col 3. Maledizione. Uno e sei, devo uscire. Sperare che non tiri il 4, tira invece il 4. Due e cinque, devo uscire di nuovo. Altro 4. Questo potrebbe essere un redouble. 1, 2, 3, 4, c'è 12, 13, 14, 14 tiri che fanno casa in testa. No, questo per me è un drop. 10-3 per lui. Ho pensato 5 minuti e mezzo. Giocherei 24-20. 5-6. Cinque e il 4 lo dobbiamo giocare safe. Cinque e due, direi che devo potrei colpire anche sull'uno, gioco questa. Doppio 3. Colpisco, ottimo, mi ricolpisce, però lascia molti blot in giro. Quattro uno. Non sono sicurissimo. Preferisco questa. Mi colpisce con la pedina migliore, però il 5 non è comodo. Doppio 2, faccio casa 4, sì, preferisco rispetto a fare casa 2. Doppio 4, buon tiro. Sei cinque, doppio sei,
Non è un gran bel tiro. Qui adesso direi che è cubo. Ha accettato. Non penso che avrei accettato al suo posto. Sei tre non è un bel tiro. Lo chiamo questa e questa. Cinque e due. Quattro e tre. Sei cinque è pessimo. Proprio. Quindi il sei è obbligato e il cinque devo giocare questa. Colpisce col 5 e col 3, non tira 5 e 3. Ho solo 6 minuti e mezzo, non è tantissimo. E 4. E qui direi che devo... No, fermi tutti, perché? Preferisco giocarla safe. Cinque, tre, doppio tre. 5-1, 5-4, mi scopro. Devo giocare questa e questa. Non mi colpisce. Sei tre. Sei uno. Però non mi colpisce, forse sta girando un po' il vento. Un po' in ritardo, direi. Perché il punteggio è già abbastanza pesante. Uno, due, tre e quattro. Vabbè, il game è andato. 10-5, mancano 8 punti. 6 minuti. Mi colpisce. Devo sperare di ricolpire. Ricolpisco. Colpisce ancora. 4 e 6. Mi colpisce ancora.
5-3, posso ancorarmi o colpire ancora? Io preferisco ancorarmi. Si ancora anche lui, maledizione. Io faccio questa. Quattro, due, facciamo casa. Sono indietro in corsa. Tre, uno, questa. Oppure preferisco questa, sto duplicando il 4, anche se 24-20 non è un gran tiro. Doppio 5. Devo mettere in salvo la pedina. Io preferisco giocare questa e questa. Vado per la struttura perché la sua casa non mi fa paura. Adesso sono in vantaggio, ma ho ancora dei problemi con la mia ancora arretrata. Qui direi che devo colpire. Mi ricolpisce. Cinque e uno, colpisco ancora. Quattro danza. È presto comunque per cubare. Due e uno. Danza ancora. No, continua a non convincermi il cubo. Qui devo venire avanti. Con questa ho 20-16. Gioco questa. Danza ancora, questa volta è un cubo. 4 minuti e 33. Come al solito mi sto trovando con poco tempo. Allora, 6-4.
6 e 4. Mi colpisce. 3-1, non è un gran tiro. Devo giocare questa e questa. Doppio 1, colpisce, fa casa 7. No, preferisce la struttura, probabilmente ha ragione. Prime da 5, molto forte. Doppio 1 è ottimo. Secondo me devo giocare questa. Direi questa. No, vabbè, mi ha colpito. Io, come dovevo cercare di fare il prime. Allora, qui direi questa e questa. Mi colpisce ancora. Devo sperare di ancorarmi. Doppio 2 non è male. Direi questa e questa. Ho solo 4 minuti. 5-1, qui devo colpire. Doppio 5. Qui devo rientrare subito, rischio il gammon. Allora, direi 1, 4, questa. Doppio 2. Secondo me questo è un take. Però, fermi tutti, non ho un grande timing. Sì, però io accetto. Doppio 5, a questo punto ho il timing. Uno, devo colpire. Colpendo rinuncio al timing. E come devo giocare questa? Doppio Qui sarebbe ottimo un 4-6, 2-6 se gioca questa. Questa mi sembra molto rischiosa. Minuti e 44 sono molto pochi.
3-2, sarebbe stato meglio danzare. 3-1, ottimo tiro per lui. Servirebbe un 1-6. Sei cinque, devo andare via. Non è bello, si potrebbe fare casa in testa. Non fa casa in testa. Qui rischia tantissimo. Double shot, potrei ricubare, secondo me presto, 5-4, 5 4. È ancora presto per cubare. Direi 4 e 3. Questo secondo me è un redouble. Forse avrei dovuto cubare prima. No, deve fare casa 4. Ottimo. Potrebbe anche essere un cubo, ma potrebbe essere prematuro. Io giocherei questa. Potrei anche colpire. Sì, secondo me devo colpire. Mi ricolpisce, però ha un sacco di pedine in giro. 3 e 1. Doppio 4. Direi 1, 2. E direi 3 e 4. Questo potrebbe anche essere un double. 3 minuti e mezzo. Doppio 4. Duplichiamo l'1, tira un doppio 2, mi fa casa in testa. Doppio 3 e 4. Secondo me devo colpire o uscire, forse uscire. Minuti, 5-1. Il 5 non è piacevole. Devo giocarlo così. Mi colpisce.
Devo sperare di ricolpire. 3 e 6, ottimo. Però si ancora e colpisce, oppure colpisce, insomma, sono tanti tiri buoni. Questo, no, direi che non è un double, però colpisco ancora. Questo secondo me è un double. Accettata, danzo, maledizione. Copre e colpisce. No, vabbè. Devo sperare di rientrare. Lui ha tante pedine da portare avanti. Continua a danzare. Non sono molto convinto che il suo take fosse corretto. Però d'altra parte ha pochissimo tempo. Rientro con una. Non mi colpisce. Devo assolutamente rientrare. No! Colpisce ancora. 2-1, però rientro con tutte e due. Colpisce. Un prime forte. Devo tirare un 2. Niente. No. Accidenti, ha coperto anche quella. Devo tirare subito un 1. Adesso c'è il prime da 6. Doppio 1, direi che devo sperare che rimanga incastrato. Esce subito. 5-4. Vabbè, colpisce ancora. A questo punto il gammon è praticamente sicuro e il match è direi che è andato. Non so se avrei colpito tutte queste pedine. Avrei preferito danzare ancora. Uno e cinque, serve subito un 6. No, doppio 4. Non tiro il 6. Si scopre, colpisco.
però ha tirato fuori tantissime pedine. Cinque, tre, cinque, tre. Rientra ancora. 6 e 5. No, non colpisco, non è pensabile. Sei e cinque. Mi serve un uno. Tiro l'uno. Il cinque non è eccezionale. Colpisce ancora. Quattro e cinque. Quattro, tre. Doppio sei. Uno, due. 3, 4, 6 e 1. Secondo me devo cercare di chiudere. Oh, colpisce due pedine. Non ho pensato che avrei potuto cercare di evitare il gammon, però 4 è ottimo. Cinque, due. Come devo rischiare? 5 e 6. 6. Danza ancora. 1, 2. 3, 5, 7, 9. Secondo me devo giocarla safe. Doppio 6. Non è possibile. Allora, 7. 5, 1. Qui è il 21% scarso. Da doppio 4. Però c'è ancora un game. Siamo Crawford. 2 minuti e 34. Lui ha 40 secondi, io 2 minuti e mezzo. Servirebbe un 3. Il gammon non mi serve, devo cercare di vincere il game. Tiro il 3.
Mi ricolpisce. Sei cinque non è un gran tiro per lui. Doppio 2, direi che devo colpire e colpire ancora. 6-5, a questo punto colpiamo questa. Cinque-tre, casa in testa. 3-2. Cinque-quattro. Il 4. Giocherei questa. 6-5. 6-5, danza ancora, 6-4, direi questa, questa, 5-3. Quattro e due, rientra, quattro e uno, 2 minuti e 23, sei e uno, no, cinque e uno, tiro pessimo. Non mi colpisce, per fortuna. Quattro e cinque. Doppio cinque, direi uno, due, tre e quattro. Devo sperare di. Ok, ottimo. Cinque, due, obbligata. Non devo tirare un 1. E invece tiro l'1. Qui si devo colpire. No! Prime da 6. E adesso è nettamente in vantaggio per vincere il game e il match. A ben 28 secondi, quindi tutto il tempo che gli serve. Colpisce.
chiude la tavola. Tre, devo tirare subito un 5. No, doppio 4. Si scopre. No. Vabbè. Tira lui il doppio 6. Ormai ha vinto. Ho giocato anche molto male.